Trickle Day Green Day è veramente un fenomeno oppure no? Molti di voi mi hanno chiesto questo video, molti di voi mi hanno chiesto di parlare di Green Day, di parlare di questo batterista e di andare ad analizzare questo batterista, quindi eccoci qua. Oggi non voglio però andare a dirvi secondo me quali sono le cose più belle, gli album più belli, i feel o i groove più fighi che abbiano mai fatto i Green Day, che abbiano mai fatto Trickle, ma perché? Perché non ho le possibilità. Nel senso, non sono uno strafan dei Green Day che ha ascoltato tutto, quindi vi parlo della mia esperienza, vi parlo dei due album che ho ascoltato di più e che mi sono piaciuti anche in realtà di più, che sono Dookie e American Idiot. Ovviamente qui sotto in descrizione vi lascio il link per acquistarli, fare cose, ascoltarli, eccetera eccetera. Come vi ho detto, questa band, questo batterista non l'ho mai seguito troppo e non mi ha mai fatto impazzire, però questo è un parere personale, ovviamente, che deve andare al di là di quello che è poi il giudizio finale, perché ovviamente un batterista può anche non piacere, ma essere un fenomeno. Quindi sono un po' curioso anch'io in realtà di sapere come andrà questa cosa e di capire che cosa troverò o non troverò all'interno dei groove e dei feel di Trickle. Quindi direi di partire subito. Io vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il link per accedere alla live che ci sarà tra pochissimi giorni. È una live completamente gratuita. Andate qui sotto in descrizione, cliccate sul link e poi ci rivedremo direttamente in live, perché mi potrete fare delle domande, mi potrete chiedere cose, io vi risponderò direttamente live, quindi sarà una lezione super super interattiva. Partiamo subito, quindi numero 1, vai. Uno dei pezzi più discussi, soprattutto secondo me, da quelli alle prime armi, dai batteristi alle prime armi, è questo pezzo di American Idiot, è questo groove che si trova all'interno di American Idiot. Non è né il groove della strofa né il groove del ritornello, e spezza un po' la canzone, se non sbaglio, dal ritornello al tema, diciamo, all'intro di nuovo della canzone. E in pratica questo è un groove che, almeno per quanto mi riguarda, ma secondo me in generale per i batteristi, è sempre strano, nel senso, si dice che cavolo fa in quella parte che è tutta molto tribale, diciamo, e non si capisce bene cosa ci sia dei tom, dei timpani, della cassa, come fa, eccetera, eccetera. Quindi oggi ve lo voglio spiegare, perché è una roba in realtà non così difficile, una roba abbastanza normale e tutti possono arrivarci tranquillamente. Se io, ad esempio, vi facessi questa cosa qua, ve la suono, poi vi spiego il perché. Non ci sarebbe nulla di troppo troppo strano, diciamo. E in pratica questo è il groove della canzone. Cioè, sembra impossibile, ma è questo. Semplicemente, anziché andare a suonare con la destra il charleston, andiamo a suonare il timpano e con la sinistra, al posto del rullante, il tom. Viene fuori questa cosa qua. Che ci assomiglia? Già, se poi lo tiriamo ancora un po' su di velocità. Detto questo, ci manca solamente il raddoppio alla fine del groove, nel senso alla fine di questo groove che vi ho fatto sentire, alla fine di ogni battuta di groove, c'è un raddoppio sul timpano. Quindi fa questa cosa qua. Il groove è finito, adesso vi ho fatto vedere a tutti i groove il raddoppio di timpano, ma in realtà non c'è a tutti i groove, al primo groove sì, al secondo no, al terzo sì, al quarto no, eccetera, quindi in questo modo. Come vi ho fatto adesso, facendovelo sentire sul crash, in realtà poi c'è sempre lo stop, tutupapa, 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 tutupa. Quel pa finale è su crash e rullante, quindi. Detto questo, direi che ho finito, quindi possiamo andare a quello dopo.
Holidays invece è un pezzo molto molto particolare con un intro molto particolare e oggi vi voglio parlare proprio di quello. Nel senso, l'intro è formato da timpano, rullante, gran cassa. In pratica è uno shuffle, ovviamente il pezzo è shuffle e non è assolutamente dritto. E prima cosa, come si dice, è cassa in quattro, quindi cassa su tutti i quarti. Seconda cosa, quello che vi consiglio è di non fare lo shuffle a una mano sola, nel senso non fare questo. Perché andando a fare questo rischiamo di non avere abbastanza potenza sul timpano. Potete farlo in questo modo: primo colpo normale, quando dovete andare a fare lo shuffle, cioè i due colpi, anziché fare destra-destra, fate sinistra-destra. Così siete sicuri di non aver nessun tipo di problema con la potenza. E in più questa cosa di cominciare con la sinistra ci tornerà super utile quando dovremo andare a fare le terzine, perché ovviamente il groove fa tum pa tu tum pa tu tum pa tu 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 pa tu tu tum. Queste sono terzine che dovremo andare a fare con il timpano partendo di sinistra. Tum pa tu tum pa tu tum pa. Dobbiamo partire di sinistra per forza, perché altrimenti, se partiamo di destra, il colpo di rullante ci verrà di destra, quindi dovremo incrociare. Invece, oltre a questo, ancora due cose. Per prima cosa, all'inizio di quest'intro c'è questa cosa qua, e poi parte, quindi fa. Quello è in pratica destra, sinistra, destra, cassa. È difficile perché è molto veloce, però in realtà tranquilli, non è nulla di impossibile. Seconda cosa, alla fine del groove, per far proprio partire la canzone, due crash, il primo con la cassa, il secondo con rullante e cassa, quindi così. E poi due terzine, quindi sei colpi sul rullante. Tutto suonato lento viene così. Un'altra cosa di cui vi voglio parlare è Basket Case, che in realtà è un pezzo molto difficile da suonare, ha tante cose molto molto particolari, ma ci sono questi due passaggi iniziali, proprio all'inizio della canzone, ci sono questi due passaggi che mi piacciono, non sono passaggi pazzeschi da dire ha fatto chissà cosa, chissà quale roba particolare, caratterizzante, eccetera, eccetera, sono due passaggi abbastanza normali ma molto carini, quindi me ne voglio parlare perché possono essere utilizzati in questa canzone ma anche in altri contesti. Quindi per prima cosa il primissimo passaggio della canzone è molto veloce. E parte facendo. Quindi ottavo sul crash, poi trovate tutto in descrizione, il PDF, eccetera, tranquilli. Ottavo crash insieme alla cassa, poi 6 sedicesimi sul rullante e poi 2 ottavi di nuovo con la cassa su crash e Charleston. Poi dopo c'è questa parte. Questo sono ancora sedicesimi e ottavi come al solito, ma tra rullante e tom. Ricordatevi che non è questo, cioè tutti i sedicesimi, ma quando suona sul tom si ferma un attimo, quindi fa la nota più lunga, l'ottavo.
Il secondo passaggio invece è fatto con mano destra sul timpano, mano sinistra sul tom, e in pratica pensatelo in questo modo, poi vi spiego come modificarlo un pochettino. Cassa sempre in ottavi, quindi se il tempo della canzone è questo, questa roba qua, direi che fa cassa in ottavi, sono quasi sicuro, l'ho ancora sentita bene, ma l'ho sempre fatta con la cassa in ottavi e funziona. Invece con le mani fa unisono tra timpano e rullante, tre colpi di timpano, quindi continuate poi a farlo sempre nello stesso modo, cioè unisono, tre colpi, unisono, tre colpi. E poi quando vi volete stoppare fate un unisono finale come ho fatto adesso. La cosa particolare è che però non è proprio un unisono, l'unisono giusto mi sembra solo l'ultimo dei tre, mentre gli altri due sono dei flam. Però non tutti su rullante come in questo caso, ma tra timpano e rullante. Quindi flam, tre colpi, flam, tre colpi, unisono. Direi che questo è. Detto questo ragazzi, il video direi che può finire qua. Io spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia servito, più che piaciuto, perché poi quella è un po' la finalità del video. Spero di avervi chiarito anche un po' le idee su questo batterista. Io sinceramente, per quanto mi riguarda, non mi sento di dire, con tutto il rispetto ovviamente parlando, perché il rispetto deve essere sempre la prima cosa, vi rompo le scatole su questa cosa, ma è importantissimo, non mi sento di dire che sia un fenomeno pazzesco. Non che non sia un fenomeno, ma che non sia a livello degli altri due batteristi di cui ho già parlato, nel senso Travis Barker e Chad Smith. Per quanto mi riguarda, come vi dico, è un parere personale, lui non è proprio allo stesso livello tecnico ma anche musicale, cioè le idee che ha sono molto fighe e ci stanno all'interno della musica, però non riescono sempre, molte volte sì, ma non riescono sempre a dare quel qualcosa in più che cambia tutto il pezzo. Poi ovviamente sarà genere, sarà suono, sarà non lo so che cosa sia. Questo è il mio parere personale. Io preferisco fare un video in cui vi dico come la penso veramente e non per forza fare il video in cui vi dico sempre che è tutto bello, che tutti sono bravi, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non vi sto dicendo che non sia un batterista bravo, assolutamente è un batterista molto bravo, ma se devo andare a pescare delle cose da un altro batterista, preferisco pescarle da Chad Smith o da Travis Barker o da altri. Poi, detto questo, appunto, è un parere personale. Spero lo capiate, spero che questo video vi sia piaciuto. Comunque spero che abbiate imparato qualcosa, perché alla fine questo deve essere. Vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il PDF. Vi ricordo della live che ci sarà tra pochissimi giorni, completamente gratuita. Mi raccomando, iscrivetevi, fatelo subito, così almeno avete il vostro posto e siete tranquilli. Altre cose da dire? Direi niente. Io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale. Se non siete iscritti, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo batterista, così almeno possiamo creare un po' di dibattito, discussione, eccetera, eccetera. E basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!